la parola senza soluzione di continuità a Davide Rossi di Video. No, in realtà una cosa la voglio dire. Qualche giorno fa ho sentito al TG3 che in Lombardia c'è stato il record storico di presenze al cinema. E nel mondo vostro delle... Quindi tutto sommato un'industria che funziona. Il vostro mondo come va? Sì, l'anno si è chiuso un pochino male, l'ultima settimana è stata buona, più 20%, ma il resto dell'anno è stato molto negativo, quindi meno 15%. Gli italiani hanno speso il 15% meno nel 2008, quindi circa 100 milioni di euro meno. Siamo sempre sul valore di 1 miliardo di euro nel corso dell'anno, 16.000 addetti, però c'è stato un calo piuttosto marcato, vabbè, dovuto a tanti fattori diversi. Io, se me lo consentirete, beh, due parole. l'Univideo è l'associazione che rappresenta tutti gli editori di DVD, dai grandissimi, cioè dalle major americane alle major italiane, Medusa, Rai, De Agostini, 01, anche alle piccole, piccolissime realtà che fanno magari uno o due film all'anno, Fandango, Lucky Red, Raro Video, Minerva, e tutti hanno un punto di condivisione totale, quello di avere un'unica associazione che rappresenta il settore, perché le sfide sono tante, le complicazioni sono tante ed è bene avere una voce unitaria, seppure poi nel quadro di Confindustria, di Sistema Cultura. Io, se me lo consentite, vorrei fare però un discorso un po' più ampio, un po' non soltanto che riguarda l'audiovisivo e strettamente il nostro settore, perché io personalmente penso, ma voglio iniziare con questo, che internet in fondo non serve all'umanità e non serve al mondo. Questa è una, partiamo da un assunto un po' forte. Diciamo così, che la cattiva notizia è che internet non ha migliorato il mondo e non migliorerà il mondo. La buona notizia è che per fortuna non condizionerà più di tanto e non lo peggiorerà più di tanto. Internet c'è da tanti anni, non mi sembra che la fame nel mondo sia diminuita, non mi sembra che la povertà sia diminuita, che i conflitti siano diminuiti, che il welfare sia migliorato, che la condizione economica mondiale sia migliorata. Eppure una macchina così grande avrebbe dovuto in qualche modo liberare le differenze e aumentare. Neanche la democrazia veramente è aumentata da quando c'è. Internet. E tutto sommato, io penso, e questo è il tema di oggi, neppure la cultura, perché se guardiamo ai grandi parametri Scriverò sul mio dell'umanità. blog un post, spero di recuperare le cose da trascrizione di questo, in cui confuterò una buona parte di Aspetta, queste due cose sulla base di statistiche dello... arrivo alla cultura. Vado avanti apposta proprio per. Sono rimasto colpito, e lo dico proprio sulla cultura, un altro gioco di parole che mi piaceva parlando di Facebook, l'unico libro che non ti insegna niente. Altro slogan che mi sarebbe piaciuto mettere, sentendo un professore preparato, capace, attento come il professor De Martin, fare un errore grave di accentazione su una parola di greco antico, di Attico del IV secolo. Nomos è una parola parossitona, quindi si pronuncia nomos, e anche al plurale si sarebbe dovuto pronunciare nomoi e non nomoi, come invece ho sentito dire 4-5 volte. Leggendo troppo Wikipedia e parlando poco con i professori di greco antico, si fanno errori da bagli di questo tipo. Però si capiva lo E se lo stesso. fa un professore di grande preparazione come lui, immaginiamo quanti studenti poco attenti o quante persone che magari hanno dovuto interrompere gli studi si mettono su internet, credono di sapere e non sanno, e per citare allora Socrate se vogliamo fare, sapere di non sapere è meglio che credere di sapere quando non si Metto sa. le mani avanti e ti dico che c'hai ancora 1 minuto e mezzo Lo perché dico non come voglio così, ho chiuderti. iniziato con una provocazione, vengo alle cose che secondo me sono importanti per il nostro settore. A me piacerebbe che internet fosse sì il posto della libertà, ma non il posto dell'anarchia, perché come diceva Lacordaire, tra il forte e il debole è la legge che rende liberi e la troppa libertà che rende schiavi. Vorrei che internet non fosse il posto dell'anonimato, dove chi pubblica qualcosa firmasse con nome e cognome, perché la libertà di espressione non è libertà di espressione anonima. Mi interessava quello che si diceva prima, chi mette i posting su Wikipedia si firma, almeno noi sappiamo vagamente chi è, però noi vorremmo saperlo con nome e con cognome per sapere chi ha pubblicato una cosa o un'altra. Vorrei anche, e non mi sembra tanto difficile chiedere questo, che ci fosse tutela dei minori, non soltanto per il minore che va sul sito brutto, vabbè, ma anche per il minore che pubblica se stesso e che per 10 anni ritroverà se stesso quando andrà a chiedere un posto di lavoro. Perché se a 15 anni fare una pernacchia su internet può essere accettabile, quando hai 25 c'è uno che ti sta giudicando e magari la tua vita dipenderà da quello, può essere grave. E anche Amanda Knox, che continuiamo a rivedere, ridacchiare in un vecchio posting, normalissimo, come tutti gli amici si fanno un filmato quando hanno bevuto un bicchiere di più, non c'è niente. Ritorni ad essere vista tutti i giorni da tutti i telegiornali come quella che sta sghignazzando mentre è accusata di un omicidio talmente grave, è secondo me una violazione della personalità che in qualche modo va messa lì.
Finisco con quello che interessa vagamente a noi, tutela dei diritti e dei diritti di proprietà. Il diritto di proprietà è un diritto che esiste, non che uno mi mette su internet una cosa mia e io devo preoccuparmi se qualcuno l'ha fatto, andarlo a cercare, andarlo a ricercare e poi chiedere se vagamente me lo toglierà. No, io non posso prendere niente che non sia strettamente mio e non lo posso pubblicare su internet. Finisco, rivoluzione copernicana, diritti e doveri. Così come i giornali sono responsabili di quello che pubblicano e sono responsabili anche delle lettere al direttore, e se io domani scrivo che il Presidente della Repubblica è una persona scorretta e lo mando al Corriere della Sera, il Corriere della Sera non me la pubblica, o se me la pubblica mette una firma e poi dice noi ci discostiamo, non vedo perché uno che ha un sito internet visto da milioni di persone dica la gente manda, si prende la responsabilità, io non c'entro niente ma incasso la pubblicità per quel sito. Allora, quando si vogliono dei diritti bisogna anche avere dei doveri, e questa mi sembra una rivoluzione neanche copernicana, ma soltanto di buonsenso. Grazie. Grazie.